Eccolo, Tart si evolve, bene, era ora. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon, versione nera Randomizer Nuzlocke. Nello scorso video c'è stata un'altra perdita, la perdita dello starter a Udino e in palestra, ovviamente, non contro il capo palestra, stranamente, ma contro un allenatore così casuale. E niente, Bell ci aspetta al percorso 4. Inoltre c'è anche Komor, come se non bastasse, perché Komor a quanto pare ci vuole sfidare dopo ogni palestra. E qui ci sarebbero anche altri allenatori. Mi sembra che c'è anche il quartier generale di Game Freak, ma non c'è tempo per quello. E guarda un po'. Oppla, arriva Belle. Sì, mi ricordo della promessa Belle perché l'abbiamo fatta qualche ora fa in realtà. È anche per questo motivo che non ho sfidato nessun allenatore qui di Austropoli. Non è molto bello Tornatus, eh. Ma voglio dire, dopo Xenoverse ancora ce l'ho qua, piantato nel cervello perché ho fatto anche altre prove su Xenoverse a livello difficile ed è difficile. Non che il livello facile sia facile, comunque, hanno solo meno vita. Già, Bell non diventerà mai forte come me o Komor o Iris o qualsiasi altro allenatore del mondo Pokémon. Magari, che so, allenati e potrai diventare forte quanto il primo capo palestra, forse, perché no? Allora, qui abbiamo un oggetto che. Ma quello è Komor. Ma allora c'è veramente Komor qui? Io lo dicevo come battuta. Ok, primo Pokémon che incontriamo è un Palpitoad. Ma se ha un tipo che già non ho è buono. Oh cavolo, Insidia è troppo forte, Insidia, vero? Già. Allora, mi sa che è tipo o veleno o lotta. Un tipo lotta non mi farebbe schifo, ma un. Non prende danno dalla tempesta di sabbia? Interessante. A calcio rullo. Doppio tipo forse. Perché per non prendere danno dalla tempesta di sabbia, ma essere a ricevere un danno super efficace da Foschisfera. Terralotta, non mi dispiace, non mi dispiace. Lo chiamo Bernie, scritto in questa maniera, un po' così, perché ha i bernoccoli. Ha tre bernoccoli, quindi Bernie, bernoccolo, eh? Però per essere un nome più, così frizzante, Y ed E. Bene, ora continuando, guarda un attimino prima di affrontare Komor. Proseguire per di qua, affrontare gli allenatori e vedere cosa c'era sopra. Vediamo un po'. Ah, qua era una specie di cantiere. Ah, però, qui abbiamo Ambra Antica. Se la portassi a Zefiropoli potrei far rivivere un Pokémon dall'Ambra. E non è detto che sia proprio Aerodactyl. Porygon Z? Wow! Soprannome, certo! Inhuman. Sarebbe un gioco di parole con inumano e dentro un umano, perché Porygon è il primo Pokémon creato dagli umani. E allora, insomma, è tutto quanto un gioco di parole così. Ah, livello 25, qui quindi i fossili erano di livello più alto. Fuoco volante, ok? Baldeali, ira di drago. Mamma mia, taglio furia e sostituto. Questo quanto farà male lui! Allora, lui e Starry MVP assoluti del team per ora. Per ora, certo. Bel tipo fuoco volante, se imparasse anche un attacco fuoco sarebbe il top del top del top del top, però. Accontentiamoci per ora. Eh sì, ora anch'io ho la medaglia Scarabeo, possiamo sfidarci alla pari. Ma il Porygon Z non è come il mio. Sono diversi. Komor ancora si chiede perché non riesce a vincere. Eh già. Ah, tu quindi hai un legame dei Pokémon con i tuoi Pokémon più alto di quello che ho con i miei. Ok, Komor. L'importante è che ci credi. Dobbiamo andare dalla professoressa Aralia. Come? Ah, al varco Scirocco-poli. Ok, subito, calmati. Basta andare avanti, sì, però dovrei anche curarmi, cioè dovrei, insomma, fare cose. Ah, ma qui posso curarmi, vero? Beh, qui si va. Deserto della Quiete. Nuova zona per catturare un altro Pokémon. Ok, dai, catturiamo un altro Pokémon allora. Ragazzi, oggi pieno di catture faccio. Mamma mia, un drago!
Vai, alla grande! 60 PS ce li ha. Allora, il tasso di cattura è basso perché è un Pokémon, insomma, terzo stadio, secondo stadio evolutivo, voglio dire. La tempesta di sabbia non è che aiuti molto, cerchiamo di prenderlo in tempi molto brevi, con pochi tentativi, se proprio dobbiamo fare dei tentativi ulteriori al primo. C'ero quasi! Non è facile catturare un Pokémon evoluto di questo tipo. Preso! Preso! Preso, preso, preso! Wow, sono contento! Mamma mia ragazzi! Si dice che faccia la sua tana da qualche parte nel mare. Porta a riva le vittime di naufragi. Tipo acqua! Bello! Bello, bello, bello! Dragonite, come diceva l'antico saggio, Dragonite! E poi c'era anche la Dragonite, ma comunque. Lo chiamo Bailong. Potrei chiamarlo Suilong, che significa appunto drago d'acqua, però Bailong significa drago bianco. E Bailong è anche il nome del calciatore, insomma, più forte di Nazuma Eleven, o meglio, più forte di Luce. Però, insomma, non è male come nome, dai. Però è femmina, e chi se ne frega? Che bello, ragazzi, che era il deserto della quiete. Allora, andiamo avanti, sempre per il deserto della quiete. Al prossimo episodio facciamo la palestra. Deserto della quiete. Vabbè, anche prima, non è che è diverso. Ok, tu sei un medico. Aha! Aha! sì, ragazzi, qui è molto importante entrarci. Questa è la... È la piramide, castello sepolto, sì. Allora, ci sono allenatori, ma qui si prende anche un fossile. E qui in realtà si prende anche Volcarona nel gioco normale. Andando ovviamente nelle profondità e percorrendo un puzzle non troppo difficile. Però, se non erro, è post-game. Mentre in Pokémon Bianco 2 e Nero 2 si può prendere sin dall'inizio? Mi pare. Perché non ricordo di preciso cosa era successo, ma ho potuto prenderlo subito una volta. Hello? Boia, qua posso prendere un altro Pokémon, è vero. Conkeldurr, lo prendo? Prendo Conkeldurr. È un altro Pokémon. A grido di lotta. Certo, gran fisico sarebbe stato meglio, eh. Vai, Conkeldurr, incrocio le dita. Beh, vediamo un po' se entra al primo tentativo. Non è che incrociare le dita serve a qualcosa, veramente, eh. E infatti, non serve a niente. Mando Hug, così almeno fa poco danno. E contraccolpo è poco. Però posso prenderlo, dai, anche VKO posso riprovarci. Yes! Ma vai! Ma vieni, ragazzi, secondo Pokémon al secondo stadio evolutivo. Con Porygon Z siamo al terzo. Si pensa che la tecnica per fare il cemento sia stata diffusa proprio da Conkeldurr 2000 anni fa. Tipo elettro. No. Lo chiamo Cloud. Ovviamente il gioco di prole è chiaro. Io la prima volta che ho visto Conkeldurr, o meglio che ho visto il suo primo stadio evolutivo, ho detto: ma questo è un clown. Questo è un clown per forza. E per fare un po' un gioco di parole con Claudio, clown, Claudio, Cloud, Claudio, Claude, Cloud, va bene? È bello, ci sta. Devo spiegarli bene i giochi di parole perché sennò li capisco solo io. Quindi non bisogna correrci. Ah, ok, ecco qui la signorina che uccide i fossili. Ho due fossili ma sono così pesanti. Io vorrei appunto prendere Fossil Piuma perché è il Pokémon volante Arken. Però Fossil Tappo mi darebbe Tirtuga. Vado con la mia scelta iniziale, Fossil Piuma. Come ultima cosa da fare nel video vado a revitalizzare Fossil Piuma, sperando che sia qualcosa di bello. E poi termino il video e nel prossimo affronteremo la quarta palestra, la palestra di Sciroccopoli, dove c'è la bellissima Camellia. Stanchi? Ah, ok. Stanchi se lo tiene lei per il momento. Tart sarebbe ora che si evolva. Eccolo, Tart si evolve, bene, era ora. Livello 14 si evolve per amicizia. In cosa però? In cosa? In cosa? Ho paura. È un Caterpie ora.
No, dai, è troppo carino, Booper. Non posso essere arrabbiato, è troppo carino. Se fosse stato quello beta, poi, figuriamoci. Booper si evolve a livello 20. Sarà difficile allenare Booper fino al livello 20 ora. Va bene, allora l'episodio termina qui, amici. Io vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate, come sempre, link per Instagram e Telegram e anche le regole, ovviamente, della Nuzlocke. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!